la parola al professore Bogotà per cominciare con il merito della discussione. Grazie molte. Io anch'io sono stato colpito dalla capacità di anticipazione di questo titolo, e la questione del populismo è una questione molto complicata. Io non sono uno studioso di scienza politica, però so abbastanza di quante siano le definizioni. Infatti c'è chi preferisce parlare di populismi al plurale, perché non c'è un solo populismo anche a destra. Naturalmente ci sono stati e ci sono anche populismi di sinistra, poi dirò qualche cosa, ma io credo che sia utile per la nostra discussione partire proprio da alcuni esempi concreti di questi giorni che ci possono aiutare a cogliere quali sono i caratteri che assume il populismo in questo momento. Tu ricordavi prima il congresso costitutivo del Popolo della Libertà, che è stato aperto dal discorso di Berlusconi, che a sua volta apriva dando una lettura populista di tutto il costituzionalismo moderno, perché ha detto che la Costituzione americana si apre con l'espressione we the people, noi il popolo, ha annesso anche in un modo un po' particolare la dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino del 1789, è arrivata la Costituzione italiana, di cui ha dato una lettura del primo articolo molto, diciamo, suggestiva, perché lui ha detto: eh beh, la nostra Costituzione dice la sovranità dell'Italia, una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Qui si è fermato, perché quell'articolo continua dicendo, adesso io non cito a memoria, che la esercita nelle forme e nei modi indicati dalla legge. Quindi è difficile dare una lettura populista della Costituzione italiana, per molte ragioni, perché questa lettura populista non trova conferma nel modo in cui è stata strutturata tutta la seconda parte della Costituzione. Non è giusto, ci sono state grandissime resistenze, per esempio contro l'introduzione del referendum, che è un classico strumento di partecipazione, ma quando diventa plebiscito, lo dirò tra un momento, è un classico strumento di governo populista di una società. Quindi ci sono molti anticorpi nella nostra Costituzione che non vanno nella direzione del populismo. In più, uno degli articoli purtroppo che sono rimasti privi di effettiva attuazione, che è l'articolo 49, quello che riguarda i partiti politici, era stato strutturato in modo da evitare proprio la deriva populista, perché la partecipazione dei cittadini veniva in quella visione dell'articolo 49 mediata appunto dal soggetto partito politico, tant'è che coloro i quali analizzano i diversi populismi, anche quelli di sinistra che ci sono, poi alla fine concludono che i populismi che sono venuti da sinistra, anche quelli che hanno avuto la loro attuazione attraverso i partiti comunisti, hanno sempre trovato un freno, un ostacolo nel fatto che ci fossero i partiti che sono un filtro potente, qualche volta addirittura un ostacolo alla presa diretta del popolo sul sistema politico e soprattutto del leader sui cittadini. Il populismo di destra invece assume le sue caratteristiche proprio attraverso il fatto che il partito non è costruito, eletto
in questa ottica, ma è semplicemente uno strumento servente per questo risultato. Quindi è un partito poveramente strutturato, e è il caso che noi abbiamo di fronte. E quindi, comunque sia, da quell'apertura la dichiarazione populista di Berlusconi è stata chiara. È inutile poi insistere in questa piccola filologia che io ho fatto, il dato politico è quello, che poi è stato accompagnato da dichiarazioni esplicite di rafforzamento del potere personale, attenzione, del primo ministro, del presidente del Consiglio, da una svalutazione del Parlamento, da un'ulteriore considerazione negativa del ruolo della magistratura. Ora, i caratteri propri del populismo di destra sono l'insofferenza ai controlli e l'ostilità allo Stato di diritto. Questo è uno dei pochi punti sui quali c'è un consenso tra coloro i quali studiano una vicenda così articolata come il populismo. Ci sono state due ricadute immediate che mi hanno molto colpito, due specie di corollari del pensiero berlusconiano. Uno viene, io mi vergogno un po' di fare certe citazioni perché sono persone di così povero spessore che uno, io imbarazzo a pensare che sono quelli che ci governano. Effettivamente, scusatemi, ma ognuno ha le sue idiosincrasie. Il ministro Bondi ha detto: che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo lasciare la vecchia democrazia partecipativa e comincia la democrazia digitale. Noi dobbiamo mettere tutti i cittadini, o meglio, lui dice, gli aderenti al Partito della Libertà, nella condizione, con un clic, di dire la loro su tutte le grandi questioni. Allora, questo che cosa vuol dire? Questa specie di sondaggio permanente, una comunicazione diretta tra il leader e i cittadini, mediata da questa opportunità elettronica, che scavalca questa volta completamente il Parlamento.